In questo video dimostriamo la formula di Ampère, nel caso dell'esperimento di Ampère, con due fili paralleli percorsi dalla corrente elettrica. La dimostriamo a partire dalla formula di Biot-Savart e dalla formula di Faraday. Infatti sappiamo che l'esperimento di Ampère è una combinazione dell'esperimento di Oersted, e dell'esperimento di Faraday, perché ciascun filo produce il suo campo induzione magnetica, l'altro filo è immerso nel campo induzione magnetica del primo filo e quindi per l'esperimento di Faraday subisce una forza magnetica. Perciò combinando le due formule, la formula del campo B generato da un filo è la legge Biot-Savart corrispondente all'esperimento di Oersted, combinandola con la formula di Faraday che ci dice come calcolare la forza magnetica subita dall'altro filo perché è immerso nel campo B del primo. Allora, combinando queste due formule, verrà fuori la formula di Ampère. Scegliamo per esempio il filo 1 come generatore di campo B e il filo 2 come il filo immerso nel campo magnetico del primo filo. Potevamo anche scegliere il contrario. E immaginiamo che le due correnti siano antiparallele, per fare un esempio, quindi la corrente nel filo 1 va in alto, nel filo 2 va in basso. Queste linee circolari sono le linee del campo B1, induzione magnetica, generato dal filo 1. E sappiamo che si calcola con la formula di Oersted, di Biot-Savart, che esprime quindi numericamente l'esperimento di Oersted. Scriviamo quindi B1 perché è il campo B generato dal filo 1, I1 la corrente che scorre nel filo 1 e D è la distanza alla quale vogliamo calcolare questo campo B1. La distanza è la distanza tra i due fili perché noi vogliamo calcolare il campo B1 che è generato dal filo 1 che va ad agire sul filo 2. Questo campo B1 entra nel foglio, quindi lo disegniamo con la X. Il filo 2 subisce questo campo B1 e di conseguenza subisce una forza magnetica che noi chiamiamo forza magnetica 2 perché è subita dal filo 2. E sappiamo che si calcola con questa formula vettoriale, infatti vediamo scritti qua sopra i vettori, le frecce. È la formula di Faraday. Nella formula di Faraday dobbiamo sempre inserire la corrente che subisce, e quindi I2, la lunghezza del filo che subisce, quindi L2, e fare il prodotto vettoriale con il campo che invece agisce sul filo 2, che è il campo B1. Siccome noi siamo interessati poi ai valori numerici, allora togliamo le frecce dei vettori e trasformiamo la formula di Faraday vettoriale in una formula scalare. La formula scalare rappresenta soltanto l'intensità della forza magnetica, quindi non è più un vettore, ma è la sua intensità, cioè il valore numerico in newton della forza magnetica. Quindi scriviamo forza magnetica 2 uguale alla corrente I2 e questo prodotto vettoriale lo trasformiamo nel senso che facciamo comparire il seno dell'angolo, perché sappiamo che il prodotto vettoriale tra i due vettori è modulo modulo seno dell'angolo tra i due vettori, quindi modulo del primo L2, modulo del secondo vettore B1 e poi il seno dell'angolo tra questi due vettori L2 e B1. Vediamo quindi come sono messi questi vettori. L2 sarebbe un vettore che ha la stessa direzione verso della corrente I2, quindi va verso il basso. E infatti qua ho disegnato una freccia in basso che rappresenta questo vettore. B1 abbiamo visto prima che è una freccia che entra nel foglio e quindi l'ho riportata qua. Si vede che l'angolo tra questi due vettori, quindi un vettore che va in basso, un vettore che entra nel foglio, l'angolo è di 90 gradi. E quindi quando andiamo a calcolare il seno dell'angolo fra questi due vettori fa 1. Applicando poi la seconda regola della mano destra, sappiamo che dobbiamo mettere il pollice sulla corrente I2, quindi pollice in basso, indice sul campo B1, quindi indice entra dentro il foglio e il medio ci dà la forza magnetica subita dal filo 2. È una forza che va verso destra e è giusto perché noi sappiamo che due fili percorsi da correnti antiparallele si respingono. Naturalmente, se volessimo calcolare la forza magnetica sul filo 1, forza magnetica 1, dovremmo vedere il filo 2 come generatore di campo B2 e questo campo B2 lo dovremmo disegnare qua e
e vedere il filo 1 come invece immerso nel campo B2 del filo 2. Il ragionamento è identico, e anche le formule a quello che abbiamo fatto fino adesso, con l'unica differenza che dove abbiamo scritto 1 dobbiamo invece sostituire 2, e dove abbiamo scritto 2 dobbiamo sostituire 1, perché i due fili si sono scambiati di ruolo. Comunque, torniamo al nostro calcolo. Eravamo arrivati a questa formula. In questa formula L2, per ora chiamiamolo L, dopo lo spiegherò meglio con questi disegni, ma soprattutto al posto di B1 andiamo a inserire la formula di Biot-Savart che avevamo scritto prima. Ricordiamo che B1 è il campo induzione magnetica generato dal filo 1 sul filo 2. Quindi al posto di B1 sostituiamo questa espressione e quindi abbiamo i 2L2 e lo ricopiamo i 2L. Al posto di B1 scriviamo questa espressione qua e poi sen alfa fa 1 perché l'angolo è di 90 gradi. Quindi adesso basta riordinare un po' questi fattori che si moltiplicano e abbiamo la formula di Ampère. Infatti mi0 su 2π greco, eccolo, le due correnti moltiplicate I1 e I2, poi c'è il tratto L, il tratto di filo L e al denominatore c'è la distanza tra i due fili. Quindi abbiamo trovato la formula di Ampère combinando la formula di Biot-Savart, quindi l'esperimento di Oersted, con la formula di Faraday, quindi l'esperimento di Faraday. Ora vediamo perché L2 l'ho sostituito con L. Immaginiamo il caso di un filo 1 più lungo e un filo 2 più corto, poi faremo anche il caso rovesciato. Se il filo 2 è più corto, quando vado a calcolare la forza magnetica su di lui, come ho fatto prima, abbiamo detto che qua, nella formula di Faraday, ci va messa la corrente che subisce e la lunghezza del filo che subisce. Quindi in questo caso è immediato che il L2 è L, cioè la lunghezza del filo più corto. Infatti, come si vede anche da questo disegno, il campo B1 che fa il filo 1 al di fuori del tratto del filo 2 va perso in qualche modo perché non agisce sul filo 2, in quanto il filo 2 è tutto confinato in questo tratto. Ora vediamo l'altro caso, quando invece è il filo 1 ad essere più corto, ad essere lungo L, e il filo 2 è più lungo. Allora in questo caso potrebbe sembrare che io al posto di L2, visto che devo mettere qua la lunghezza del filo che subisce, la forza magnetica, potrebbe sembrare che io devo metterci tutta la lunghezza del filo 2, ma non è così, perché non tutto il filo 2 subisce la forza magnetica, ma soltanto un tratto lungo L, cioè il tratto corrispondente al filo 1. Perché questo? Perché prendiamo per esempio questo tratto superiore o questo inferiore, lì non c'è nessun campo B1 che agisce sul filo 2 e non c'è perché non c'è il filo 1. Quindi l'unico tratto di filo 2 che è interessato dal campo magnetico generato dal primo filo è soltanto questo tratto. Il resto del filo 2 non subisce campo magnetico. E quindi anche se il filo 2 è più lungo, noi dobbiamo inserire qua soltanto il tratto di filo 2 che avverte il campo magnetico del filo 1. E quindi di nuovo mettiamo il tratto L. Quindi in definitiva, in ogni caso, noi dobbiamo mettere qua nella formula il tratto L che è il più corto dei due fili. O, che è la stessa cosa, il tratto comune che hanno i due fili. Se per esempio uno dei due fili è lungo 1 metro e l'altro è lungo 20 centimetri, noi dobbiamo sempre mettere nella formula di Ampère 20 centimetri, cioè il tratto comune dei due fili.